Quando si va in vacanza di solito si cercano le occasioni migliori, sia per quanto riguarda i voli, sia naturalmente per una delle parti più importanti della vacanza, cioè il posto dove si dorme. Quando si cerca un hotel, non importa quale sia il budget a disposizione di chi viaggia, però di solito si cerca il posto migliore, nel rapporto, prezzo, convenienza, prezzo, offerta, quindi anche quando si hanno pochi soldi a disposizione si cerca un hotel o un ostello, un bed and breakfast che diciamo sia il migliore nella categoria di prezzo che ci si può permettere. Questo normalmente. E poi c'è Hans Brinker Budget Hotel di Amsterdam che dopo aver ricevuto tantissime recensioni da parte delle persone che ci andavano a stare, che erano molto 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 negative, così tanto negative che il proprietario ha pensato che fosse impossibile modificare diciamo l'immagine che l'hotel aveva tra i viaggiatori. Allora questo signore ha avuto un'idea geniale, si è rivolto a un'agenzia pubblicitaria, un'agenzia di marketing di creativi e gli ha detto aiutatemi a fare qualcosa per migliorare la mia situazione economica perché mi stanno lasciando sempre queste recensioni terribili. Questi creativi hanno veramente avuto un'idea geniale, hanno cominciato a presentare il Hans Brinker Budget Hotel di Amsterdam come il peggior hotel al mondo. Quindi hanno fatto di necessità virtù tutte le cose che i viaggiatori solitamente lasciavano, tipo che c'erano cimici nel letto, che non c'erano gli asciugamani, che era sporco, che sembrava di essere di dormire con un soccappello al margine di una strada frequentata da camionisti, eccetera. Hanno trasformato tutto in pubblicità e ci sono, se cercate, vi metterò il link nelle note del programma, ci sono delle pubblicità molto divertenti che dicono e adesso all'Hans Brinker Hotel, Budget Hotel di Amsterdam anche quando pagate incluso nel prezzo anche acqua corrente oppure incluso anche che non vi disturbiamo la mattina per rifare le stanze. E poi hanno fatto anche una campagna pubblicitaria diciamo un po' cringe perché ci sono le foto prima e dopo, non so se avete mai visto le foto che fanno vedere gli effetti delle droghe prima 6 mesi dopo aver assunto questa droga. Ecco, loro hanno fatto le stesse, una campagna pubblicitaria dove c'è prima di dormire nel loro hotel e dopo che hanno dormito nel loro hotel e le facce sono veramente sconvolte, hanno lividi, punture dappertutto, eccetera. Quindi, se vi interessa dormire nel peggior hotel al mondo, seguite le note del programma, vi metterò tutti i link, tutte le informazioni, vi assicuro è alla portata di tutti. Non so se poi tutti vogliono fare questa esperienza, sicuramente è qualcosa da raccontare ai propri nipoti.